Buonasera, buon venerdì 28 novembre, benvenuti a questa nuova puntata di Start Week. Iniziamo subito questa sera con una nuova puntata, tanti argomenti, tanti ospiti come sempre. Iniziamo con la prima parte dove parliamo di alcuni argomenti come per esempio la manifestazione libera contro le bombe, un milione di colori, tenuta sia a Foggia come risposta a, diciamo così, alla criminalità organizzata che chiede il pizzo ai commercianti a Foggia. Poi abbiamo sempre a Foggia uno stop al farmaco ai bimbi con nanismo, affetti da questa sindrome di nanismo, e i genitori protestano. Infine parleremo di protesta dei Nettubini a Sandrone Rotondo per il mancato stipendio che non hanno ricevuto. Andiamo avanti ancora nella parte del talk, parleremo della buona scuola, di una possibile riforma della scuola, come dovrebbe funzionare la scuola, che è fondamentale ed essenziale per tutti noi. Nella seconda parte delle tecnologie ci sarà un argomento molto interessante che Nazario vi spiegherà, il cosiddetto Regin, un nuovo super programma di spionaggio alla 007 occidentale. Ci sono i sondaggi, vi spiegherò, diciamo, sottoporrò gli ultimi sondaggi dell'MG per il TG La 7 di Enrico Mentana. Seconda parte ancora ci sarà spazio, la rubrica Il Fatto, dove si tratterà la questione delle primarie del centro-sinistra che si terranno domenica prossima 30 novembre. I candidati sono Emiliano, Minervini e Stefano. Ancora nella seconda parte, la mia rubrica è Il Punto, vi parlo del possibile Salvini come nuovo Berlusconi. Infine, terza parte, Storic Music, ci sarà la storia, alcuni pezzi più famosi dei Modà. Bene, avremo come ospiti in questa puntata per il talk, avremo Antonio Cera, un esponente del Partito Democratico. Per il fatto avremo Luigi Tricarico e per Storic Music Emanuele Cocomazzi. Bene, pubblicità, dopodiché sigla e iniziamo subito con... Start Week. Beh, nuovo... Se ne parli con qualcuno, non dovrai più camminare da solo. Non avere paura di chiedere aiuto. Nel bullo c'è un bambino come te, ma cresciuto senza regole. Tutti e due avete bisogno di aiuto. Take me back to the river. Take me back to the wall. To where I became. Nobody's hero in someone else's world. Sono volontario della Fondazione Aiutare i Bambini. In Italia, nel mondo, ci sono sempre tante cose da fare. E abbiamo sempre bisogno d'aiuto, anche del tuo. Buonasera e benvenuti alla prima parte di attualità di Start Week. Anche in questa puntata, come facciamo ormai da svariati mesi, iniziamo la nostra puntata con l'attualità. Come vedete, il primo argomento di cronaca è un argomento molto bello, è un'iniziativa di alcuni commercianti di Foggia per rispondere a tutte quelle minacce che arrivano ad ambienti malavitosi contro i commercianti stessi per pagare il pizzo. Allora, libera contro le bombe un milione di colori. Foggia, una bomba di colori, un piccolo pensiero positivo per strappare un sorriso e regalare una piacevole sorpresa ai negozianti in questa situazione pesante e delicata.
In collaborazione con l'associazione Antiracket e con un gruppo di cittadini e cittadine, sabato 21 novembre hanno simbolicamente posto un vaso di fiori e un messaggio di speranza davanti alle serrande di alcuni negozi del centro e di due attività colpite ultimamente dagli attentati. Come potrete ricordare, la settimana scorsa, vi ricordate, io vi parlai di un attentato di un negozio a Foggia in Viale Michelangelo. I vasi sono stati collocati prima dell'apertura pomeridiana degli esercizi commerciali. In questo modo abbiamo voluto simulare l'effetto sorpresa, tipico di chi, purtroppo, sempre più spesso, rendendosi nella propria attività, trova danni o, peggio, bombe. Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è semplice e diretto: non siete soli. Abbiamo deciso di compiere questa azione nel centro cittadino, proprio per coinvolgere anche una fetta della cittadinanza e per trasmettere l'idea che ciò che sta avvenendo non è un problema solo dei commercianti, ma anche della cittadinanza foggiana tutta. Perché se le attività chiudono, a perderci sono appunto principalmente i foggiani stessi. Insieme alle piantine abbiamo distribuito i riferimenti dello sportello SOS Giustizia di Libertà, attivo presso la Camera di Commercio, ai cui si possono rivolgere vittime di estorsioni o di usura, e della neonata associazione Antiracket Giovanni Pannunzio, auspicando che un numero sempre maggiore di negozianti decida di denunciare e di ribellarsi al ricatto criminale. È stato solo il primo atto simbolico. Fonte il diario Montanaro, dove ricordo su questo sito diariomontanaro.it, il portale della città di Monte Sant'Angelo, potete trovare anche le puntate di Start Week. Andiamo avanti, un nuovo argomento: mancati pagamenti, protestano i netturbini. Quindi ci spostiamo nella città di San Giovanni Rotondo, come vedete nella foto dietro le mie spalle. Dopo i parcheggiatori è la volta dei netturbini. I lavoratori della Lombardi Ecologia hanno protestato all'ora di pranzo in Piazza dei Martiri, chiedendo delucidazioni sul mancato pagamento degli stipendi degli ultimi mesi. I dipendenti della ditta appaltatrice del servizio rifiuti, da mesi nell'occhio del ciclone per la raccolta differenziata porta a porta, che stenta a decollare. A quanto trapela da ambienti di palazzo, pare siano stati rassicurati. Gli stipendi verranno presto elargiti. Il ritardo è stato dovuto a un cambio di competenze in senso degli orari dirigenziali nel comune. Fonte sangiovannirotondo.net.it. Bene, andiamo avanti con la Zero Riccia, dove vi sottoporrà altri argomenti di cronaca. Subito dopo vi aspetto con il nostro talk, ospite, l'esponente locale del Partito Democratico, nonché ex preside di istituti superiori, Antonio Cera. Parleremo della scuola, della buona scuola, è un progetto molto interessante che insieme al preside Cera vi parleremo. Bene, andiamo avanti, ringrazio Luigi, andiamo avanti con nuovi articoli di cronaca. Foggia, stop farmaco ai bimbi con anismo, protestano i genitori. Un gruppo di genitori di bambini affetti da bassa statura patologica ha avviato una protesta a Foggia e ha inviato una lettera alla Regione Puglia minacciando azioni legali in quanto da settembre dall'ASL di Foggia non viene più erogato un farmaco ormonale. Una delibera della Regione Puglia imporrebbe, secondo quanto raccontato dai genitori, la prescrizione di un ormone biosimilare, diverso da quello biologico finora prescritto e utilizzato dai piccoli pazienti, perché costa di meno e consente un risparmio di spesa. Secondo il parere di alcuni esperti consultati dai genitori, la delibera della Regione non sarebbe legittima, perché dicono infrange il diritto all'eguaglianza delle cure, sancito dalla legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, cioè il diritto del cittadino di essere curato con il farmaco migliore. Contrastata con il diritto alla insindacabilità della prescrizione farmacologica del medico che agisce, secondo scienza e coscienza, prescrivendo comunque un farmaco presente nel prontuario nazionale, e inoltre la delibera,
così come concepita, fa ricadere sul medico tutte le responsabilità di un eventuale evento avverso provocato dal farmaco biosimilare. Il direttore della UO di pediatria di Foggia, accogliendo la richiesta di risparmio della Regione Puglia, ha proposto la prescrizione di un farmaco biologico a minor costo. Sul mercato ci sono 7 biologici con 7 prezzi diversi, sia su pazienti in nuova terapia sia su quelli già in cura, prevedendo un risparmio tra il 20 e il 30% in un anno. Ma nemmeno questa proposta ha sortito alcun risultato da parte dell'ASL. Della vicenda è stato interessato l'Ordine dei Medici di Foggia. Fonte Gazzetta del Mezzogiorno. Andiamo avanti, questa volta a Torre Maggiore, dove un titolare dell'impresa è stato rapinato di 6.000 euro. E quanto accaduto ieri mattina in Corso Matteotti, nel comune dell'Alto Tavoliere. Vittima dell'accaduto, una donna del posto, è titolare di una ditta di autoricambi. I due malviventi, minacciandolo con l'arma, le hanno strappato via la borsa contenente la somma di 6.000 euro. Dopo il colpo, i due sono fuggiti a bordo di una Fiat tipo di colore azzurro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Fonte Il Mattino di Foggia. Adesso andiamo avanti con la prossima notizia. I ladri mettono le mani nella buca della posta. Fa gola l'ottone degli sportelli. Dopo il rame è il metallo quello più ricercato, perché è utilizzabile in vari ambiti. Quota sui 5 euro al chilo. Dal rione Salesiani, la segnalazione di diversi casi avvenuti nei giorni scorsi. In primavera fu la volta di maniglie e pomelli dai portoni d'ingresso. Lecce. L'ottone fa gola ai ladri che, dopo aver fatto incetta sistematica di rame, si stanno specializzando sul furto di oggetti realizzati con la lega di rame e zinco. Se ne sono accorti nei giorni scorsi diverse famiglie del rione Salesiani. Delle vere e proprie razzie di sportelli ribaltati per buche delle lettere sono stati infatti messi a segno in via Biasco e dintorni, dove decine sono le villette che presentano la tipica feritoria orizzontale chiusa dalla lastra di ottone che si muove all'occorrenza per consentire il recapito della corrispondenza e che impedisce l'infiltrazione di acqua. Si tratta di oggetti di scarso valore per i quali non viene sporta nemmeno denuncia, ma sul mercato nero possono fruttare qualche introito. All'inizio della primavera questo giornale fece presente il ripetersi di furti di maniglie e pomelli dai portoni d'ingresso dei palazzi. Danni minimi, piccoli disagi facilmente risolvibili, ma proprio per questo il furto in questione prolifera e nello stesso tempo passa inosservato. L'ottone, dopo il rame, è di gran lunga il metallo più ricercato. Può essere usato praticamente in diversi ambiti, dall'elettricità all'edilizia. Fonte Lecce Prima. Adesso passo la parola a Luigi con il talk. Bene, iniziamo la parte del talk all'interno di Start Week. Questa puntata, settimana scorsa, ho avuto ospite il consigliere regionale di Forza Italia, Gian Diego Gatta. Abbiamo parlato principalmente delle future imminenti elezioni regionali che si terranno nella nostra regione, la regione Puglia, nella prossima primavera. Si già vocifera una data, potrebbe essere il 1° marzo. Altre scadenze elettorali invece in altre regioni sono avvenute domenica scorsa, quindi 5 giorni fa, domenica 23 novembre, dove abbiamo visto dei risultati sorprendenti, dove anche ve ne un po' citerò alcune all'interno del mio punto, la rubrica che trattiamo un po' più tardi verso la fine di questa puntata. Allora, il talk, come vedete, il titolo in sovraimpressione riguarda un po', giustamente andremo poi sulla scia dei risultati regionali, anche perché l'ospite che avrò questa sera è sia un esponente politico che anche un esponente, positivo e illustre, mi faccio passare il termine, esponente della scuola, è stato preside per tanti anni di alcuni istituti superiori, Antonio Cera. Buonasera a tutti.
E quindi il tema della puntata è Buona Scuola, cioè Buona Scuola è un progetto che ha messo in campo il governo Renzi, dove ci sono alcune idee, alcune linee guida, alcuni cardini di riformare, di rinnovare la scuola italiana, il sistema istruzione italiano, che ogni governo, destra, sinistra, centro, tecnico, tende ogni volta a modificare, a cambiare. Infatti non si riesce mai a capire quali leggi, quali regolamenti ci sono tra un anno e l'altro, perché tra un anno e l'altro sicuramente poi cambiano tante cose. Vedo che il Presidente ha portato alcuni No, io documenti, quindi non sono documenti, sono solo appunti. Anche appunti, appunti. perché comincia la memoria a fallare, come si dice. Comincia, diciamo, il Presidente è stato per tanti anni Presidente di alcuni istituti professionali. Gli ultimi anni è stato il Ne ha Presidente avuto dell'istituto due di alberghiero a scuola. San Giovanni, E dell'istituto Giannone a certo, San a Marco. Giannone a San Marco, quindi devo dire, no, perché mi avanti, no, perché è stato anche il mio Presidente fino a 2 anni fa, Anche quello. dei buoni risultati. Allora, Presidente, iniziamo subito con, appunto, il tema della puntata è Buona Scuola, è un progetto del governo. In cosa consiste questo progetto della Buona Scuola emanato dal governo Renzi? Allora, intanto abbiamo detto buonasera, ma lo abbiamo detto, come Detto dire, in un una. po', in maniera un po' confusa, caotica. Buonasera a tutti e grazie a Luigi perché ogni tanto poi ha la bontà di ascoltarmi e di invitarmi, diciamo, a È questa sempre trasmissione. un piacere, Antonio, cioè per E tutti gli amici quindi io che vengono. l'ultima volta che ci siamo visti, di la verità, dovevo venire un po' di tempo fa, poi Aprile, per sì. vicissitudini mie e familiari. Purtroppo ho avuto Dovevamo altro da fare. farla, diciamo, verità, dovevamo farla questa puntata da me a TV Gargano nel Sì, bellissimo è Super vero. Talk. Poi varie, Varie appunto, cose. sue esigenze, le mie esigenze le abbiamo fatta qui, che comunque è lo stesso. E tuttavia devo dire che adesso, ripeto, siccome poi io sono ancora interessato ai temi della scuola, visto che considerate che sulla scuola, per la scuola e dentro la scuola sono vissuto, quindi è chiaro che quando ho visto che il governo Renzi aveva in animo di produrre una riforma, questa volta almeno per quello che se ne dice, radicale e partecipata, una riforma della scuola appunto radicale e partecipata, e allora io sono stato attratto, sono stato interessato a questa cosa. E poi ho visto che sul sito del Ministero dell'Istruzione è comparso questo link. Che era stampato, vero? Nel Questo quale link. link era possibile accedere ed era possibile iscriversi, era possibile farlo a tutti i cittadini. Io mi sono iscritto e mi sono qualificato come nonno, quale sia, quale in effetti in questo momento sono. E quindi, essendo nonno, mi preoccupo della scuola che Cioè, una avranno veste i miei diversa da quella nipoti, che avevi in che avranno i miei nipoti. passato. Però è chiaro che tutto, come si dice con un termine moderno, tutto il know-how, cioè tutte le conoscenze che ho dalla scuola, poi le ho riversate in questa consultazione e ho detto la mia. E il piano è praticamente un piano nel quale, piano diciamo del governo, il piano e la consultazione sono incentrati su alcuni temi che sono fondamentali, che sono, si va dall'affrontare il problema delle assunzioni del personale docente fino alle risorse per far funzionare le scuole, fino ai programmi, diciamo, di insegnamenti, ai temi, agli argomenti che si dovrebbero insegnare, poi alla fine c'è anche l'ultimo punto, l'ultimo capitolo, il settimo, nel quale si chiede a chi ha partecipato alla consultazione di esprimere dei pareri rispetto a quello che ritiene che sia diciamo, positivo in questo piano. Quello che ritiene che debba essere modificato in questo avere è quello che ritiene che C'è una non va specie di bene, non va consultazione bene. popolare su E a delle questa consultazione impostazioni, cioè. pare che abbiano partecipato, pare perché poi le cifre sono del Ministero, abbiano partecipato circa 1 milione di utenti Abbastanza che sono andati rilevante. sul sito o hanno visto o hanno partecipato proprio come ho fatto io Materialmente, materialmente sì. a stendere mie proposte, mie considerazioni, o che addirittura hanno soltanto visto il sito e hanno fatto qualche proposta, qualche considerazione così. E mi pare che lì l'argomento sia interessantissimo. A me quello che mi dispiace, ma questa non è una critica, per carità, perché non vorrei qui apparire come una sorta di censore, no, assolutamente. Quello che purtroppo mi è dispiaciuto è che di questo piano
perché, lo ripeto, questa è la prima volta a mia memoria, ma non soltanto a mia memoria, forse anche perché adesso i mezzi lo consentono, cioè adesso è possibile che tu metta in internet questo, e quindi ognuno feedback, può partecipare, cioè una risposta. Però siccome questi mezzi sono ormai proprietà, diciamo, dei cittadini, degli utenti, ormai da circa 15 anni, e quest'anno però ci è stata data questa possibilità, quindi questa è una cosa importantissima, per cui per la prima volta si potrebbe pensare ad una riforma della scuola dal basso, cioè dalla scuola militante, dai cittadini, o addirittura dagli studenti per le scuole superiori. Ecco perché io dico, la cosa a me è sembrata molto importante, molto interessante, e mi è dispiaciuto che se ne sia fuori, diciamo, dal contesto di internet poco. O in, che so, in televisione, se ne sia parlato poco. E invece era la scuola militante che ne doveva parlare, che ne doveva fare oggetto di dibattito all'interno delle scuole, e le scuole poi dovevano proporsi all'esterno, tra i cittadini. San Marco in particolare, anche perché poi lui, io questo mi sento di dirlo, ormai qui la il settore economico che tira di più e sociale che tira di più sono le scuole, qui non c'è più nulla. Anche un settore di aggregazione, molti ragazzi. Ma non solo, ma anche qui non c'è più nulla. Per cui se continua questa, diciamo, questa fase di decremento, non soltanto demografico, ma anche sociale, ma anche economico, culturale, sì, e tutto il resto, noi ci ritroveremo veramente come un paese di poveri pensionati che stanno lì e speriamo che poi qualcuno pensi a loro. Ecco perché io su questo ho voluto, quando tu mi hai detto, facciamo una cosa alla televisione, ho detto parliamo della scuola. Sì, e questo è. Questo è il motivo per cui ho, certo, siamo qua. Programmato questa puntata. Bene, può dire magari tecnicamente alcune proposte, sì, che sono state fatte dal governo e magari proposte che lei stesso ha, allora, ha la cosa, sul sito. Tanto per dare una, diciamo, una traccia di quello, c'erano, ripeto, 7 capitoli, l'ultimo era sulle proposte, sulle considerazioni finali, ma c'erano questi 6 altri capitoli che parlavano delle assunzioni, che parlavano delle risorse, che parlavano per esempio del modo di valutare le scuole, del modo di affrontare la questione delle assunzioni del personale, di come reclutarlo, di come aggiornarlo, di come formarlo. C'erano tutti questi capitoli, tanto per dirne una, il capitolo primo era sulle nuove assunzioni e nel piano c'era scritto proprio così, cioè le nuove assunzioni, e c'era scritto, io lo leggo perché tutti possano rendersi conto poi di che cosa sta, la buona scuola propone un piano di assunzione di quasi 150.000 docenti, questa è la cosa di cui si parla, cioè, da quando Renzi, 150.000. Da quando, anche se per esempio è di oggi una notizia dell'Europa, che probabilmente è sconvolgente, perché il Tribunale del Lussemburgo ha detto, badate che siete fuori legge l'Italia, perché voi non potete fare contratti ai precari per più di 36 mesi. Sì. Per cui adesso comincerà tutta la storia, sì, e speriamo che finisca bene. Quindi questa è un'altra cosa. Per sostenere il miglioramento dell'offerta formativa, limitare le supplenze e porre fine al precariato storico degli insegnanti. I nuovi docenti assunti saranno utilizzati in primo luogo per coprire le cattedre che di anno in anno restano scoperte e per sostituire i docenti assenti per pochi giorni, supplenze brevi fino a 30 giorni, ma anche funzioni diverse che arricchiscono e rafforzano l'offerta formativa e l'autonomia delle scuole. Questo è il primo punto di questo capitolo 1, e qui poi c'erano delle domande, cioè per esempio ti dicevano per quale altre funzioni oltre alle supplenze tu utilizzeresti i docenti, e c'erano delle risposte, per esempio c'era la risposta per rafforzare le funzioni strumentali, orientamento, oppure per organizzare attività extracurriculari, eccetera eccetera, e tu rispondevi. Naturalmente ti davano in alcuni punti la possibilità di rispondere a 2 o a 3 di queste, certo, domande, diciamo. E alla fine potevi fare ancora brevissima di 140 caratteri, tipo Twitter, sì, no? Tipo una breve considerazione su questo punto. Argomento. E così per tutti gli altri temi. Quindi è stata una cosa, secondo me, molto interessante, molto importante. Per esempio, io poi, per dire che cosa ho detto in questo caso, ho detto che è chiaro che bisogna assumere gli insegnanti, i docenti, ed è anche chiaro che i docenti bisogna retribuirli per quello che loro fanno. Però dico anche, ho detto anche qui, che forse
tutto il discorso che riguarda titoli e graduatorie deve essere rivisto. Se un insegnante, l'insegnante è dentro un sistema che è uno dei cardini di tutte le società, compresa quella italiana, e soprattutto quella italiana, visto quanto è complicata la società italiana, evidentemente i docenti devono essere all'altezza e quindi devono essere scelti migliori, scelti. Con i titoli e le graduatorie non è che li puoi scegliere, no, cioè magari... ci devono essere titoli e graduatorie in base alla preparazione, ma io penserei anche a trovare delle metodiche, delle modalità di assunzione dei docenti che potrebbero assomigliare molto a quello che succede a quando le aziende serie, e ce ne sono di aziende serie, meritevoli, diciamo, assumono, vanno a caccia delle teste. Una volta trovata la testa, poi li sottopongono a che cosa? A delle prove, parlano con loro, li mettono, alla prova. E quindi è chiaro che in quel caso assumono. E poi la valutazione. Come vanno? E poi la valutazione, perché tu devi valutarli, questi docenti, così come devi valutare le scuole, così come devi valutare i dirigenti scolastici. Quindi il piano deve essere molto, molto più strutturato e deve badare anche a queste cose che sono importanti. Questo è una delle cose che per esempio ho proposto io, che ho detto io, ma poi, ripeto, ce ne sono state migliaia di proposte. Questo è per quanto riguarda le assunzioni del personale. Ma poi ci sono state anche altre domande. Tipo, che faceva il piano della scuola. Un altro tipo di domanda, per esempio, sì. Qual è la sua controproposta? Che... Certo, no. poi cioè, ci sono quelli che per esempio... Alla fine, purtroppo, devo dire che tutto poi si è trasformato in una specie di tribuna sindacale, nel senso che poi lì le proposte che arrivavano erano dei precari che chiedevano di essere assunti perché avevano fatto, di quelli che facevano poche ore e ne dovevano fare di più. Questi sono temi di carattere sindacale. Qui si chiedeva, nel piano La Buona Scuola, si chiedeva che tipo di scuola ti immagini per il futuro in Italia. Questo era il senso. Allora, è chiaro che ognuno poi bada, io ho una cattedra di 18 ore, perché me la fate? Questo è ognuno cerca di trarre la sindacale, ecco. E invece bisognava parlare di questo. Per esempio, ad un certo punto si chiedeva pure che cosa ne parli del pensiero computazionale e della digitalizzazione delle scuole. Facciamo cambiare l'Italia. Il pensiero computazionale è quello dei numeri, è quello della matematica. Okay. La digitalizzazione e l'informatica è quello che ormai è possesso di buona parte, diciamo, della popolazione italiana e mondiale. Ma senza di quella cultura non si può vivere, cioè, ora, l'80% degli italiani senza internet. Allora si chiedeva, dici tu che ne pensi? E c'erano delle domande. Io per esempio in questo caso ho risposto che sì, che bisogna informatizzare, che bisogna digitalizzare, che bisogna anche, a partire dalle scuole materne, cominciare a parlare di pensiero computazionale, ma poi bisogna fare anche altro. Poi bisogna fare in modo che questi strumenti siano possesso degli studenti, degli alunni in generale e degli studenti anche nelle superiori. E facevo per esempio l'esempio di quello che è stato chiamato progetto Arduino. Progetto Arduino è di un ingegnere di Ivrea, Arduino, perciò l'hanno chiamato Arduino, perché Arduino è il santo di Ivrea. E a Ivrea è nato praticamente il pensiero computazionale e l'informatica, ai tempi della Olivetti. Noi italiani siamo un popolo speciale. Il computer nasce in Italia alla Olivetti, ma in Italia non si sono mai fabbricati computer. Allora questo ingegnere di Ivrea poi fa questo progetto che chiama Arduino, ed è un progetto the maker faire, cioè di farli proprio i computer. Io una volta l'ho visto, l'ho sentito questo ingegnere, e mi ha fatto vedere, diciamo, agli spettatori, ha fatto vedere un suo cellulare che era stato fatto da lui, con mezzi suoi, perché per costruire un computer non è che ci vuole tutta questa, ci vuole poco. Allora, nelle scuole questo dovrebbe essere introdotto. Io per esempio ho fatto la proposta di introdurre la manualità in tutte le scuole, dalle materne fino alle superiori, ed è possibile farlo. È chiaro che poi, e io ho parlato pure di quello, no? Ho detto che
bisogna cambiare gli ordinamenti. Non puoi avere più... Tipo da un punto di vista professionale, professionalizzare un po' tutti gli indirizzi. Sì, ma non solo quello, ma fare in modo, per esempio, che nella scuola ci sia anche, io ho fatto la proposta, che ci sia molta musica. E non tanto la musica, lo strumento, quanto l'educazione all'ascolto della musica. L'educazione all'ascolto. Oggi ho visto una cosa bellissima. A Venezia, nella stazione ferroviaria di Venezia, una ex cantante lirica, non ne aveva più bisogno, ha regalato alla stazione un pianoforte. Questo pianoforte è stato situato dentro la stazione, cioè a disposizione dei viaggiatori che stanno lì, e quelli che sanno suonare si seguono e suonano. E questa cosa del pianoforte a disposizione degli spettatori è una cosa antica in altri posti, a Londra, a New York, addirittura a Santiago del Cile, per non parlare del Venezuela, dove in Venezuela con il sistema, con il cosiddetto sistema Abreu, i bambini suonano violino, i bambini dei barrios di Caracas o di altri barrios delle città venezuelane. A Venezia, in Italia per la prima volta, a Venezia, allora è la musica, e quindi l'educazione all'ascolto della musica. Avendo educazione ad ascoltare la musica, ti viene la voglia pure di suonarla. Anche di suonarla, di interessarti. E siccome la musica è armonia, è equilibrio, io credo che noi ne abbiamo bisogno, no? Abbiamo bisogno di questo. Questo periodo difficile per tutte le persone. E tra parentesi, io mi permetto di dire pure questo, e l'ho detto, l'ho scritto questo: la scuola è una delle strutture più importanti di una comunità, di un sistema statuale. Essenziale, perché forma poi la società. Le strutture di uno Stato sono la sanità, la scuola, la pubblica amministrazione, la giustizia, e il potere legislativo. Queste sono le strutture. Allora, tu queste strutture non le puoi riformare per decreto, non puoi con un atto dirigistico, cioè che viene dall'alto, no, non lo puoi fare. Queste sono riforme di strutture che devi riformare con la società, con il contributo della società. Ma però per fare queste riforme di strutture tu hai bisogno di tempo e hai bisogno di risorse. Per riformare la scuola, secondo me, tu hai bisogno almeno di 10 anni. Devi dire il piano qual è, devi dire ogni anno che cosa vuoi fare e quali risorse metti a disposizione, devi dire che per esempio ogni 2 anni tu vai a verificare, a valutare che cosa sta succedendo nella riforma, e quindi vai a modificare, ad integrare. Quindi una specie di e poi, ecco. E poi alla fine dei 10 anni tu fai il punto della situazione e dici: questa è la riforma, ho riformato la scuola. E in quel caso, dopo 10 anni, tu cominci ad avere anche studenti e quindi cittadini del futuro che sanno ascoltare la musica, che sanno usare di più le mani, che sanno, perché poi usando le mani... Sanno usare più il cervello. Perché mi pare che qualcuno poi ci ha detto che se non si usano le mani, buona parte del cervello non viene messo in funzione. Questo è quello che dicono gli scienziati, gli studiosi. No? Allora, è questo che bisogna fare per la scuola. Ora, tutto questo, se poi questo che è stato scritto, non da me, ma da tutti quelli che sono stati consultati, poi viene preso sul serio dal governo, cioè da chi poi la riforma la deve fare, governo e Parlamento, e non si perde, come ho scritto io queste cose le ho scritte, nelle nebbie di Viale Trastevere e degli altri microministeri regionali, e allora probabilmente possiamo avere finalmente una scuola al passo con i tempi della società della comunicazione, della globalizzazione, dell'informatica e delle speculazioni, e non soltanto finanziarie, e delle speculazioni. Ecco perché io ho voluto parlare di scuola. Assolutamente, e mi dispiace che non se ne sia parlato di più, però si fa sempre in tempo. A parlare, io, lui, ti devo dire pure una, ti devo confessare una cosa, perché tu adesso mi farai delle domande politiche. Io avevo parlato di questo con Paolo Socio, tu sai che Paolo Socio poi si è dimesso. È il consigliere comunale del PD di San Marino. Ed era il nostro segretario di circolo. Ed era il segretario, anche perché c'era in tutta la Puglia, quindi spieghiamo... era il segretario del circolo del PD San Marco e Lamis, è stato anche varie ospite qui, l'ultima volta è stato ospite, è stato durante la prima puntata di questa seconda edizione, ed era ospite insieme al sindaco di San Marco Cera per parlare dell'alluvione. Ecco, fatto questa premessa in modo tale da far ricordare agli amici da casa chi è Paolo Succi. Benissimo, poco prima che poi mi capitasse fui, come si dice, un po' travolto da queste vicissitudini familiari, parlai con Paolo e parlai anche con gli amici e i compagni del circolo, e decidemmo di fare due iniziative. Un'iniziativa sulla questione del dissesto idrogeologico del nostro territorio ed una sulla scuola.
Poi io fui in colpa e dovetti andare via, sono stato fuori da San Marco per un mese. Sì. Dopodiché Paolo si dimette a seguito di quella cosa, vabbè, poi lui... Mi ha spiegato alcune ragioni dove non si conosce più nella linea del PD che sta avendo con il premier Renzi e quindi ha deciso di lasciare il PD, però ha lasciato in parte perché... Lui ha lasciato solo la carica di segretario del PD. Resta consigliere comunale, resta iscritto al PD... Resta con noi. Se è dimesso a metà, diciamo. Sì, metà. In polemica, in fortissima polemica, con la linea politica attuale del Partito Democratico. Sì. Su questo non c'è dubbio. Allora, stavo dicendo, quindi avevamo previsto di fare queste due iniziative. Purtroppo io ho avuto queste cose non è stato possibile. Non è detto però che sulla scuola, ma anche sul dissesto idrogeologico, non si possano fare le due iniziative. Perché, ripeto, adesso è finita una prima fase di consultazione, adesso ne comincerà un'altra, vediamo che cosa diranno a proposito di questa seconda fase e ci organizzeremo di conseguenza. Quando volete, il mezzo di informazione televisivo è qui a vostra. Questa è un'altra cosa che ti volevo dire. Dimmi. Un tempo, tu sei ragazzo, noi facciamo queste cose ormai da 50 anni circa, no? Un tempo San Marco era vivo sotto questo aspetto, no? C'erano circoli, c'erano partiti, c'erano associazioni, adesso ce ne sono molte, ma associazioni soltanto per, che so, stare quattro amici, magari... Diciamo, associazioni più ludiche... Prima erano associazioni anche di carattere culturale, funzionavano anche molto le parrocchie e i circoli che facevano capo alle parrocchie, insomma... C'era un sostrato socioculturale di rilievo, adesso tutto questo non c'è più. Questa vostra televisione, questa vostra emittente, potrebbe funzionare anche come questo, per cui io ti inviterei ad organizzarne di più di dibattiti, per esempio pure questo sulla scuola, non è detto che tu non possa invitare docenti, i dirigenti delle scuole, portarli qua, fare un dibattito insomma, su queste cose che possa poi essere visto dalla popolazione. Bene, è una proposta che ti faccio io. E io dico ancora di più, noi ora fino andiamo in onda, oggi è 28 novembre, quindi per altri tre venerdì, il 5, il 12 e il 19 di novembre. E poi ricominciate a gennaio. Dicembre, certo, beh. Fino a... A giugno, se non un po' anche di più, siccome per fortuna toccando ferro va molto bene la trasmissione, andiamo avanti. Però ti prometto questo, perché se queste cose poi... Qui alla metà di gennaio potresti farla questa cosa. Sì, ma io dicevo ancora di più, potremmo fare addirittura entro la fine di quest'anno, magari verso anche l'ultima puntata. No, io aspetterei, come ti dicevo, di vedere che cosa dice il governo a proposito della seconda fase. Era gennaio. E poi le gare questa. Alcuni sindaci, presidi, alcuni esponenti. Docenti, della società cosiddetta civile. Civile, certo. Naturalmente lo studio purtroppo è piccolo, magari più di tre. Ma 7-8 sedie si possono mettere. Dobbiamo reimpegnare la regia, chiedere l'annuncio. Ma 7-8 sedie si possono mettere. Lo studio da quella parte, noi amici non l'hanno mai visto, ma è abbastanza anche. Spazio. Purtroppo non abbiamo disponibilità di regia, abbiamo solo il regista, quindi deve avere una sola inquadratura. TRA potrebbe farlo, secondo me. Allora, io ti do la mia disponibilità. Di farlo e se tu è metà gennaio non c'è problemi, possiamo fare Radio Aga, TV Gargano, dove io ci sono. Benissimo, benissimo. Allora, prima quindi tema scuola, questo argomento del talk Buona Scuola l'abbiamo affrontato, questo nuovo progetto del governo, devo dire, abbastanza interessante, anche perché quando tu prima dicevi che è molto importante il concetto che il governo sta dando, quello sulla riforma della scuola, di consultare la cittadinanza, anche perché la vera riformare veramente le cose non si possono riformare se non si ascoltano le opinioni della gente, i cittadini, perché chi va a governare non governa per sé ma governa per altri. Benissimo, bravo. E magari tutte le altre riforme che il governo potrà avere, anche quella elettorale, quella tutte le riforme, dovrebbero secondo me funzionare tutte così come dici tu. Su questo mi trovo perfettamente d'accordo e benedico e condivido questa iniziativa del governo dal punto di vista dell'istruzione, anche se sono completamente, non sono un sostenitore del governo Renzi, però essere un attento osservatore della politica significa anche riconoscere le cose positive che l'avversario politico fa, e questa è una iniziativa molto positiva, devo dire che altri governi non l'hanno fatto, e questo è il primo governo che sta facendo, anche perché vedendo anche i tempi della digitalizzazione, dell'informatizzazione, quindi anche adatto anche ai tempi che stiamo vivendo. Speriamo che
anche a livello locale, ecco, si potrebbe fare, diciamo, destra, sinistra, centro, non importa, chi è che governa, secondo me, dovrebbe avere questo feedback, non che sarebbe una risposta tra l'interlocutore e l'altro. Non c'è dubbio. Cioè, una domanda e una risposta, come stiamo facendo io e te, magari. Perfetto. Tu da parte istituzione, io da parte cittadino e viceversa. No, io da parte adesso della nonnanza, come la chiamo. Le istituzioni non ce le ho più. Quindi. Non ce le ho più. Allora, prima di concludere, dicevo, il nostro talk, dando appuntamento ora ai nostri amici. Sì. Per metà gennaio faremo un'altra trasmissione, magari incentrata con maggiore più tempo, saremo più ospiti, dedicherò magari giustamente più tempo di questo argomento sulla scuola. Concludiamo questo talk su, tu prima hai accennato, quindi siamo andati sul filo politico locale, sulle dimissioni del segretario cittadino del PD Paolo Sorcio, più volte mio ospite, che è anche consigliere comunale a San Marco. Quindi tu prima mi dicevi nel backstage che attualmente non c'è un segretario, però tutti insieme coordinate le iniziative. C'è una gestione unitaria del circo. C'è una gestione unitaria. Chiamiamola prima del congresso, non lo chiamo congresso, delle primarie che ci saranno. Le primarie sono queste che si svolgeranno domenica. Ecco, magari, ecco, siccome nel fatto della rubrica di Luigi Tricarico, il nostro giornalista che fa il telegiornale e giornalista sanmarcoellamis.org, parlerà nel fatto, nella nostra rubrica, principalmente dei primari del centro-sinistra, siccome domenica, fra due giorni, certo, si vota, Minervini, Stefano e Emiliano, dai una tua indicazione sui tre, secondo te facciamo un toto, allora, nome, chi è in lista, chi è in lizza per essere il candidato governatore della sinistra? Allora, io ti dico questo, sì. E San Marco più o meno si è comportata sempre così. Noi non amiamo le fazioni, adesso si chiamano correnti. Correnti, ma un tempo le fazioni medievali o rinascimentali. Sì. Io non amo le fazioni, figuriamoci le correnti. Quindi ognuno di noi va a vedere poi quello che i candidati alle primarie, in questo caso per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, va a vedere chi è, che cosa dice, soprattutto che cosa vuol fare, sceglie. Io ho visto quello che lui ritiene risponda, è soggettivo, risponda alle sue aspettative ideali, culturali, materiali, economiche, sociali, eccetera, eccetera. Quindi io una volta visto, allora ho detto, ma io stavolta mi schiererò per Minervini. Non attuale assessore regionale alla protezione civile. Alla protezione civile, alle politiche giovanili, ad altro. La cosa è lunga, quando sono andato a vedere. Un tempo c'era soltanto assessore ai lavori pubblici, pubblici, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, stavo dicendo, questo non significa che, è chiaro, io non parlo di Stefano, perché Stefano è di SEL, io sono del Partito Democratico, e Stefano è un esponente di SEL, alleato del PD, ma appartiene ad un altro partito. Quindi parlo di chi concorrerà alle primarie del mio partito, in questo caso Emiliano. Emiliano, lui si è etichettato favorito, diciamo, come Emiliano. Sindaco d'Italia, e questa cosa già non mi sta bene, perché Sindaco d'Italia, come dire, mi ricorda slogan e propaganda di Alleanza Nazionale di qualche tempo fa. Ma a prescindere da questo, io mi schiero per Minervini solo perché Minervini interpreta alcune cose della regione della Puglia in modo tale che soprattutto i giovani pugliesi possano avere speranza. Io all'interno del circolo ci sono le varie giusto, cose. In democrazia chi si schiera con Emiliano, chi si schiera con Minervini. Noi nella nostra sezione è così, nel nostro dovrebbe circolo, essere così ed è stato sempre così, per cui domenica ci saranno quelli, noi non è mai successo nulla qui da noi sotto questo aspetto, per cui domenica io intanto invito i cittadini che ci ascoltano a partecipare alle primarie, perché è un esercizio democratico, è uno dei principali esercizi democratici che bisogna fare. Questa è la stessa cosa per le elezioni, quando si vota per le elezioni. Beh, chi non vota ha torto, cioè non può dire io non voto perché non credo più a nessuno. È possibile di non credere più a nessuno, si va a votare però, e non è possibile che non si trovi un briciolo di speranza e di fiducia in uno qualsiasi dei candidati. Questo non è possibile. Bene, ora saremmo alla disperazione in questo caso. Bene, ma in realtà purtroppo la disperazione ci stanno le persone, visto che addirittura 3 italiani su 10
vanno a votare. Tipo in Emilia Romagna è il 38%. Questo poi bisognerebbe analizzare pure i motivi. Vabbè, sono anche regionale, abbiamo tempo. Lui. Purtroppo. A me quello che mi ha colpito rispetto alla quota dei non votanti, di quelli che non sono andati a votare, sono stati due dati. Il dato di chi non sapeva che si andasse a votare, di quel 63%, il 10% è di chi non sapeva, il 18% è di quelli che, pur sapendo che si andava a votare, non sono andati perché il risultato era scontato. E quindi siamo già al circa al 30% di quel 63%, come vedi. Beh, è un dato abbastanza importante, perché su questo punto di vista, finora che io ho letto, ho visto, nessuno ne aveva parlato, quindi è anche una informazione che stai dando tu. Certo. Bene, ora io ringrazio l'esponente. Io ringrazio te e ringrazio i telespettatori. Quelli sempre, altrimenti senza di loro non potremo andare avanti. Andiamo avanti con la seconda parte, tecnologie. Nazario vi parlerà di questo nuovo sistema informatico, il Ruber, se non vado errato, che spia un po' gli andamenti di internet di tutti noi occidentali. Sì. Allora, ripetiamo che metà gennaio, con la ripartenza del nuovo anno di Start Week, una puntata sarà dedicata nuovamente alla scuola con vari esponenti. Bene, grazie Antonio, Luigi. Andiamo avanti con Nazario. Buonasera di nuovo. Bene, bentrovati a questo spazio dedicato alla tecnologia. Regin, super programma spionaggio da 007 occidentali. FT è uno dei più straordinari software per hacker. È probabilmente gestito da un servizio di intelligence occidentale, il sofisticato programma di spionaggio informatico Regin, di cui ha dato notizia l'azienda informatica Symantec. Lo scrive il quotidiano britannico Financial Times. Secondo il giornale, Regin prende di mira società di TLC russe e saudite e per certi versi è più sofisticato del virus Stuxnet, lanciato dagli USA in collaborazione con Israele contro l'Iran nel 2010. Niente si avvicina a questo virus, ha detto Orla Cox, un manager della Symantec, sottolineando che nessun altro virus finora conosciuto regge il confronto con Regin. Il nuovo virus, ha aggiunto, è uno dei più straordinari software per hacker mai sviluppato e probabilmente messo a punto nel corso dei mesi o anni. Da parte sua, il capo dei Kaspersky Labs, la società russa che ha contribuito alla scoperta di Stuxnet, ha detto all'FT che organizzatori criminali attaccano attualmente sistemi per il controllo industriale a scopo di lucro. Non è escluso d'altronde che il nuovo software, che ha attaccato anche società in Messico, Irlanda e Iran, possa essere stato sviluppato in uno dei paesi che ha preso di mira, come ha fatto notare un funzionario della sicurezza occidentale intervistato dal Financial Times. Fonte ansa.it. Bene, subito dopo le tecnologie di Nazario La Riccia sul Regin, questo nuovo super programma di spionaggio alla 007 occidentale, come Nazario vi ha spiegato, passiamo alla parte dei sondaggi, dove anche questa settimana vi tengo informati sull'andamento delle intenzioni di voto degli italiani. Domenica scorsa ci sono state le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, dove si è visto l'affermarsi come primo partito del Partito Democratico, però con una differenza sostanziale, che rispetto a sei mesi fa il Partito Democratico ha perso 700.000 voti, e nel centrodestra c'è da registrare quest'ulteriore diminuzione di Forza Italia e la continua salita della Lega Nord. Allora, se la regia mi aiuta, vediamo il primo cartello su l'intenzione di voti ai partiti. Sondaggio, come vedete, preso dal sondaggio EMG per TG La 7. Come vedete, si conferma essere il primo partito, il Partito Democratico,
dove però vedete perde circa 2 punti percentuali e dal 39,8 passa al 37,9%. Secondo partito, cioè scusatemi, l'altro partito della sinistra, SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, acquista più 0,4 punti percentuali e passa dal 3,4 al 3,8%. Poi ci sono altri partiti del centro-sinistra che restano invariati all'1,4%. Forza Italia dal 14,4% in tendenza rispetto alla forte debacle delle regionali, Forza Italia addirittura qui registra un aumento del più 0,5% e passa dal 14,4 a un quasi 15%. Fratelli d'Italia AN, come vedete, no, c'è la Lega Nord continua a salire al più 0,6% e passa dal 10,8 all'11,4%. Fratelli d'Italia aumenta del più 0,4% e passa dal 3,2% al 3,6%. Nuovo centrodestra più UDC insieme perdono il meno 2% e passa dal 3,2% al 3%. Poi abbiamo il Movimento 5 Stelle che perde il meno 0,8% e passa dal 24 al 19,6%. Altri partiti hanno un aumento del più 1% e passano dal 3,4 al 4,5%. Andiamo avanti, secondo cartello, come vedete le coalizioni. Le coalizioni le vediamo qui. Si conferma prima coalizione il centro-sinistra, con il 43,1% dei consensi, però il trend è negativo, perde meno 1,5%. Questo significa che se si va a votare con la nuova legge elettorale, con un sistema che ancora non si sa se è quello di dare il premio alla coalizione che prende almeno il 40%, il centrosinistra come coalizione si aggiudicherebbe la vittoria con il 43,1%. La seconda coalizione è quella del centrodestra che, mentre il centrosinistra perde il meno 1%, il centrodestra ne guadagna il più 1,3%. E vedete, un centrodestra ha quasi il 33%. Terzo podio è quello del Movimento 5 Stelle che continua a perdere voti e consensi, perde un meno 0,8% e il Movimento 5 Stelle passa al 19,6%, però restando il secondo partito italiano. Altri partiti che si collocano al di fuori di questi schieramenti aumentano di un punto percentuale, appunto passano al 4%. Terzo sondaggio, il terzo cartello riguarda invece la fiducia nei leader. Resta il primo leader, perdendo in una settimana 2 punti percentuali, il Presidente del Consiglio Renzi dal 37%, vedete, scende al 35%. Aumenta Matteo Salvini, secondo leader del centrodestra, secondo leader espresso, più 1% e il 21%, quindi la fiducia in Salvini cresce di ora in ora, di giorno in giorno. Terzo leader, resta invariato, Silvio Berlusconi al 16%. Quarto leader, segue un altro esponente della destra, Giorgia Meloni con il 15%, resta invariata la Meloni. Quinto leader, Grillo al 14%, resta invariato. Sesto leader, Alfano, 12%, resta invariato. Settimo leader, aumenta di più 0%, scusate, aumenta del più 1%, Vendola al 9%. Quindi vedendo questi sondaggi c'è questa situazione di perdita complessiva del centro-sinistra che perde voti da alcune settimane, a registrare il calo soprattutto il PD che sta perdendo vari punti percentuali, e come perde punti percentuali il PD, come vedete in questa settimana il PD ha perso 2 punti, e anche la fiducia in Renzi è scesa di 2 punti. Nel centro-destra si vede questa cosa qui, l'aumento della Lega, la ripresa lenta di Forza Italia, l'aumentare del consenso degli elettori del centrodestra su Salvini, quindi la situazione è in continuo evolversi e la discesa continua del Movimento 5 Stelle. Allora, per i sondaggi noi abbiamo terminato, questo è quello che dovevamo dirvi, adesso andiamo avanti, ecco qui c'è la scaletta, andiamo avanti con la rubrica di Luigi Tricarico, il giornalista del nostro notiziario del TG Acri, del telegiornale di Teleradio Acri. La rubrica adesso Il Fatto, Luigi vi parlerà delle primarie del centro-sinistra che appunto si terranno, come vi abbiamo ricordato prima con il mio ospite, esponente del PD Antonio Cera, durante il talk, si terranno domenica prossima, dove gli elettori della Puglia sono chiamati a esprimere chi dovrà essere candidato
governatore della Puglia tra Emiliano Stefano e Minervini. Dopo il fatto, la rubrica del fatto, prosegue la mia rubrica Il Punto, dove vi parlo appunto di Salvini come possibile nuovo Berlusconi. Terza parte finale, linea a Emanuele con Storic Music, vi parlerà e vi faremo ascoltare e vedere alcune canzoni e la storia dei Modà. Allora, linea a Luigi Tricarico con la rubrica Il Fatto. Buonasera, oggi al Fatto parleremo delle elezioni primarie del centro-sinistra che si terranno domenica 30 novembre. Il prossimo 30 novembre in Puglia si terrà il voto per scegliere il candidato del centro-sinistra da presentare in qualità di presidente alle prossime elezioni regionali. Candidati alle primarie sono Guglielmo Minervini, Michele Emiliano e Dario Stefano. In particolar modo a San Marco e Lamis il comitato promotore ha individuato il centro anziani polivalente. Ingresso in via Pozzo Grande, il luogo ove verrà insediato il seggio elettorale. I cittadini interessati potranno presentarsi domenica 30 novembre dalle ore 8 alle ore 22 per esprimere la propria preferenza. Vediamo adesso chi può votare e come votare. I cittadini residenti in Puglia che abbiano compiuto 18 anni al 30 novembre 2014, presentandosi al seggio con documento di identità e codice fiscale. I cittadini residenti in Puglia che abbiano compiuto 16 anni al 30 novembre 2014, che si siano preregistrati online su www.primariepuglia.it entro le ore 24 del 26 novembre e presentandosi al seggio con documento di identità e codice fiscale. I cittadini dell'Unione Europea residenti in Puglia, che si siano preregistrati online su www.primariepuglia.it entro le ore 24 sempre del 26 novembre e presentandosi al seggio con documento di identità e codice fiscale. I cittadini di un altro paese non dell'Unione Europea, dotati di documento di identità e permesso di soggiorno, domiciliati in Puglia, che si siano preregistrati online su www.primariepuglia.it sempre le ore 24 del 26 novembre e presentandosi al seggio con documento di identità e codice fiscale. Gli studenti residenti in altre regioni che studiano nelle università pugliesi, che si siano preregistrati sempre online sul sito www.primariepuglia.it sempre entro le ore 24 del 26 novembre e presentandosi al seggio con documento di identità, libretto universitario e codice fiscale. Per questa sera Il Fatto termina qui, l'appuntamento è a venerdì prossimo, ora passo la parola a Luigi Mossuto, grazie. Salvini, il nuovo Berlusconi? Dopo il risultato delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, è saltato agli occhi di tutti la terribile debacle di Forza Italia, scesa tra l'8 e il 10%, e una forte Lega Nord oltre il 10%, affermandosi in Emilia-Romagna il secondo partito subito dopo il PD. Ma ricordiamoci due aspetti principali. L'alto astensionismo, hanno votato 4 su 10 aventi diritto al voto, e il fatto che Forza Italia ha condotto una campagna elettorale zoppa, senza avere in campo il proprio leader, anche per un semplice comizio, visto che Berlusconi non può lasciare la Lombardia a eccezione di Roma, per via della condanna Mediaset. Il risultato della Lega è molto interessante, anche quello di Matteo Salvini, ma da qui a sostenere che è lui il nuovo leader, acqua sotto i ponti, ce ne passa. Ora Salvini chiede primarie per eleggere il nuovo leader. Ma queste primarie Salvini con chi le fa? Visto che Forza Italia, fin quando c'è Berlusconi, non avalla l'idea delle primarie per eleggere il nuovo leader. Il nuovo centrodestra di sicuro non parteciperà alle primarie con Salvini. Idem per l'UDC di Casini.
L'unico partito che oggi potrebbe partecipare alle primarie è Fratelli d'Italia. Quindi Salvini le primarie per eleggere il nuovo leader del centrodestra le fa solo con la Lega e Fratelli d'Italia? Quindi leader di mezzo centrodestra? Durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa, Silvio Berlusconi ha dichiarato a caldo che è pronto a tornare in campo da protagonista, aspettando che l'Europa gli cancelli la condanna per poter tornare candidabile. E ha anche dichiarato che la leadership di Salvini è un argomento su cui pensare e che potrebbe essere proprio il leader della Lega, il candidato premier. Lo ha definito il bomber del centrodestra, con magari un Berlusconi da regista. Comunque, la situazione all'interno del centrodestra è tutta in evolversi. Ne vedremo delle belle. Moda. I Moda sono un gruppo musicale pop rock italiano formatosi nel 2002. Dopo aver pubblicato 3 album di discreto successo e aver partecipato con il brano Riesci a innamorarmi al Festival di Sanremo del 2005, nel 2011 la band sale alla ribalta con l'album Vive i Romantici, che vende oltre 300 milioni di copie in Italia, trascinate dai singoli di successo La notte, Sono già sole e Come un pittore, quest'ultimo in duetto con Paul Donè. Nello stesso anno i Moda parteciparono al Festival di Sanremo del 2011 con il brano Arriverà, in duetto con Emma, e arrivarono al secondo posto nella competizione. Parteciparono anche al Festival del 2013, arrivando al terzo posto, con Se si potesse non morire. Il brano anticipa il loro quinto album Gioia, pubblicato alcuni giorni dopo l'esibizione. Nel 2003 i Moda pubblicarono l'EP a tiratura limitata dal titolo Via d'uscita, registrato con la collaborazione di Alberto Cutolo presso i Massive Art Studios di Milano. L'EP contiene 6 brani inediti e viene commercializzato nel nord Italia. Dopo un'intensa attività live, nel 2003 vengono notati dall'Indian Salon di Bresso, Milano, da Marco Sfratato, un direttore artistico, che li fa esibire nel loro primo passaggio televisivo a un programma dal titolo Con tutto il cuore su Rai 1, con una prima visione di Ti amo veramente, brano che diventerà il singolo trainante dell'omonimo primo album. All'inizio del 2004, con l'aiuto di Marco Sfrattato, ottengono il loro primo contratto discografico con la New Music di Pippo Landro, a cui segue la pubblicazione del primo singolo Ti amo veramente. Nell'ottobre del 2004 la band pubblica il primo album, Ti amo veramente, accompagnato dal singolo Dimmi che non hai paura. Dopo l'uscita dell'album, i concerti promozionali nelle piazze italiane permetteranno ai Moda di farsi conoscere dal pubblico più vasto ed entrare nelle classifiche di vendita. Ottengono buoni consensi di critica e tanti passaggi radiotelevisivi, pur essendo eliminati la sera stessa dell'esibizione. Viene stampata una seconda edizione dell'album Ti amo veramente, con l'aggiunta del brano Sangue de Mese. Nell'agosto dello stesso anno parteciparono alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2005, tenutesi a Colonia, dove suonano i loro brani di fronte a un vastissimo pubblico e colgono l'occasione per presentare il nuovo brano Nuvole di Rock. Alla fine del 2005, in seguito al divorzio con la New Music, firmarono un contratto con l'etichetta Round the Music. Successivamente Paolo Bovi, tastierista, lascia il gruppo. Bovi, pur non facendo parte della band, è rimasto il loro fonico. Il 16 maggio 2006 lanciano il singolo Quello che non mi hai detto, scusami, che ottiene un ottimo successo sia radiofonico che di vendita. Il videoclip, che vede la regia di Gaetano Morbilli, viene girato in una villa del Veronese e trasmesso da più importanti network musicali. Il 29 settembre pubblica il loro secondo titolo, Quello che non ti ho detto. Il 20 ottobre esce in radio il secondo singolo Malinconico a metà. Una settimana dopo esce nei network nazionali il relativo video. Il brano ottiene un discreto successo radiofonico, anche se i risultati sono inferiori al precedente. Successivamente la band pubblica come terzo il singolo e brano Grazie gente, del quale è stato montato un videoclip degli stessi componenti della band, con le immagini più importanti ed emozionanti della loro attività dal vivo.
Nel 2007 i Modà entrarono in studio per la registrazione del nuovo disco, ma durante la lavorazione due componenti storici della band, il chitarrista Tino e il batterista Manuel Signoretto, abbandonano il gruppo. Il cantante e leader del gruppo, Francesco Silvestre, decide di non sciogliere i Modà e proseguire l'attività musicale insieme al bassista Stefano Forcella, alla chitarra solista Diego Arrigoni e ai due nuovi strumentali, il chitarrista Enrico Zapparoli e il batterista Claudio Dirani. L'11 aprile del 2008 esce nell'Adagio singolo Sarò Sincero, primo estratto del terzo disco pubblicato a maggio dal titolo Sala d'attesa. Subito dopo l'uscita del disco inizia la Sala d'attesa Live Tour, che venne per i Modà protagonisti su oltre 50 palchi in tutta Italia. Successivamente viene estratto dallo stesso album il secondo ed ultimo singolo Meschina. Nell'estate del 2009 i Modà conoscono il loro attuale manager, Lorenzo Suraci, nonché presidente della radio RTL 102.5, e appoggiandosi all'etichetta discografica Carosello, casa discografica, pubblicano il loro primo singolo Timida. Nel frattempo la band si prepara per un nuovo tour e la produzione del quarto album, dal titolo Vive i Romantici. Il 12 marzo 2010 esce il nuovo singolo estratto dal nuovo album, Sono già solo, che diventerà un successo radiofonico e raggiunge il secondo posto della top digital download italiana. L'8 ottobre 2010 viene pubblicato il singolo intitolato La Notte. Anch'esso diventa un successo radiofonico e debutta la settimana posizione della top digital download italiana, per poi raggiungere successivamente la seconda posizione. Visto il successo della band, il 26 ottobre 2010 la New Music, prima casa discografica dei Modà, mette in commercio un cofanetto CD più DVD del titolo Le Origini, il quale non è altro che la riproposta dell'album Ti amo veramente, con l'aggiunta di tracce live e montaggi DVD di varie esibizioni televisive e radiofoniche. Tale disco, pur non essendo stato mai masterizzato dai Modà, debutta alla 13ª posizione della classifica Fimi Artisti. Nel frattempo viene formata l'etichetta discografica Ultrasuoni, che vede la fusione di tre network radiofonici più noti d'Italia, Radio Italia, RTL 102.5 RDS, con cui la band firma un contratto. Il 20 di dicembre 2010 viene confermata la presenza del gruppo al 61esimo Festival di Sanremo, nella categoria artisti con il brano Arriverà, cantato in collaborazione con Emma. La canzone si classifica al secondo posto, superata dal brano di Roberto Verchioni, che riceverà l'8% di voti in più, ma si rileva la canzone di maggior successo all'edizione del Festival, raggiungendo la prima posizione della top digital download italiana e vendendo certificata multiplatino. Contestualmente la loro partecipazione al Festival il 16 febbraio 2011 viene pubblicato il quinto album Viva i Romantici, che raggiunge la prima posizione della classifica italiana degli album più venduti, mantenendola per 5 settimane consecutive. L'album determina il momento di maggior successo della band e riesce a raggiungere il disco di diamante, massimo riconoscimento in Italia, con oltre 300.000 copie vendute. Il 2 maggio del 2011, insieme a Gianni Morandi e Roberto Vecchioni, prendono parte come ospiti al programma televisivo Musicale 2. Successivamente dell'album vengono estratti i singoli Vittima e Salvami. Il 18 novembre 2011 è stato pubblicato il singolo Tappeto di Fragole. In seguito viene pubblicato Vivi Romantici. Nel 2013 parteciparono al 63esimo Festival di Sanremo, classificandosi al terzo posto con il brano Se si potesse non morire. Il 14 febbraio dello stesso anno esce il nuovo album Gioia, che vede la partecipazione come Quello che non ti ho detto nel direttore d'orchestra Charles Burgi. Se si potesse non morire è il brano principale della colonna sonora del film Bianca come il latte, Rosa come il sangue, uscito il 4 aprile 2013. Il video stesso del singolo, oltre alla presenza dei Modà, contiene scene del film. Il secondo singolo estratto è Little Track Gioia, che viene presentato in anteprima durante un'ospitata della band nel serale della 12ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Il 30 marzo parte da Rimini il tour della band.
A maggio vengono nominati nella categoria Best Band in occasione degli MTV Awards 2013. Nel luglio 2013 esce il terzo singolo estratto dall'album, Dimmelo, ed a ottobre riprendono il tour. Nello stesso mese esce il singolo Non è mai abbastanza. Quarto estratto, il 19 novembre 2013 uscirà la prima edizione di Gioia, intitolata Gioia. Nel gennaio invece del 2014 Paolo Bovi Fonico Live, co-fondatore ed ex tastierista della band, è stato messo agli arresti domiciliari con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di quattro minorenni, avvenute a partire dal 2011 in un oratorio di Milano dove svolgeva il ruolo di animatore. Nel marzo del 2014 viene utilizzato il brano La Notte per la colonna sonora di Amici come noi, film diretto da Enrico Lauro, in cui compare anche il gruppo di ruolo minore. Tra la primavera e l'estate 2014 viene pubblicata una seconda raccolta del gruppo, questa volta dalla Sony, intitolata Best, i primi grandi successi. In agosto viene pubblicato come singolo Cuore e Vento con i Tez Zena, accompagnato da un video musicale in cui viene annunciato che il concerto demodà del 19 luglio 2014 a Milano, mandato in onda anche sul canale 5 e 6 ottobre, verrà pubblicato in un cofanetto CD più DVD a Natale. L'11 novembre 2014 esce Modà 2004-2014. L'originale album, raccolta dalla band italiana, contiene 40 brani, reinterpretati in modo del tutto inedito. Il disco viene pubblicato in due versioni, 2 CD, 4 CD più DVD. Assaggiarti e di confonderti, me l'hai insegnato tu, che quando scappi e sei distante ti cercano sempre, il gioco lo comandi tu, ti chiamo stupida, ti prendo pure l'anima e non sai mai quando ritorno, forse sì, è quel mio essere un po' bastardo che ci penso è quello che ti piace di me. Spogliati senza dolcezza e senza regole e poi giurami che tu sei pazza di me. Godo nel vederti persa vittima della mia rabbia. Chiedevo amore tu, amore non mi hai dato mai, e ora scompaio sempre consapevole che quando poi ritorno ti ritroverò sempre contenta e bella come solo tu lo sai. Ti spoglierai senza parlare neanche un attimo e me ne andrò mentre dormi, forse sì, è quel mio essere un po' bastardo che se ci penso è quello che ti piace di me. Spogliati senza dolcezza e senza regole e poi giurami che tu sei pazza di me. Yeah.
Bene, ringraziamo come sempre gli amici che ci ascoltano, che ascoltano questo programma Start Week. Ringraziamo ovviamente gli ospiti Antonio Cera, Luigi Tricarico ed Emanuele Cocomazzi. Bene, dopo avervi ringraziato per averci seguiti, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, 5 novembre, sempre qui sul canale 112 del Digitale Terrestre, con una nuova puntata di Start Week e vi auguriamo una buona serata sulla nostra emittente. Se avete perso le nostre puntate le potete trovare su sanmarcoellamis.eu, sanmarcoellamis.org, ildiariomontanaro.it, sanicandro.tv, la web tv di San Nicandro Garganico. Personalmente vi do appuntamento a lunedì alle 20.30 con una nuova puntata del Luigi Mossuto Talk, la trasmissione che conduco a tvgargano.it. I miei ospiti saranno degli esponenti politici locali, dove tratteremo la questione dei giudici di pace. Dopo, subito dopo il nostro talk, del Luigi Mossuto Talk, alle 21 c'è la partita delle squadre sanmarchesi. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci, a venerdì.